Il vice sindaco di Pescara Antonio Blasioli ha lavoro anche sotto Ferragosto, state assieme ai vigili urbani, Blasioli controllando un po' le zone del centro cittadino per combattere problemi di degrado, di sporcizia e quanto altro. Qual è la situazione? Ma intanto è una situazione che non ci sfugge, cioè la richiesta che ci viene dai cittadini di Pescara, soprattutto nella lotta al degrado e nella sicurezza, soprattutto quella percepita, che interessa molto la nostra città. È per questo che abbiamo cominciato una serie di operazioni che porteremo avanti con la nostra Polizia Municipale, che mi sento di ringraziare questa mattina all'interno dell'area di risulta, nel tunnel del Mercatino prossimo dell'integrazione, ma anche in tante altre zone del centro. Per esempio questa mattina abbiamo visitato il parco di Villa Sabucchi, il parco Florida, dove abbiamo visto delle situazioni, insomma, che c'erano state segnalate e abbiamo cercato di far percepire la presenza dei nostri agenti della Polizia Municipale. E poi ancora nelle zone del centro, nei giardinetti di Piazza Primo Maggio, adesso siamo sotto i portici di Piazza Salotto, dove i cittadini di Pescara devono sapere che, pur essendo alta l'attenzione del Comune e della Polizia Municipale, ci scontriamo con delle situazioni veramente difficili da risolvere e anche con dei casi umani che vanno affrontati non solo con la presenza della Municipale, ma anche con il supporto degli uffici dei nostri servizi sociali e di tutte le associazioni che insieme agli uffici dei servizi sociali collaborano al benessere di questi cittadini. È proprio un caso quello che abbiamo affrontato sotto i portici di Piazza Salotto in questi momenti. Abbiamo trovato una persona che ha dei problemi, per esempio legati al cuore, che difficilmente riesce ad essere ospitato in una struttura per i suoi precedenti e che invece, ecco, questa mattina si è, con un po' di dialogo, vuole essere soccorsa. Stiamo aspettando proprio la cooperativa Asso e Luciano Fattore, che dovrebbe arrivare a minuti. Cercheremo di approntare un primo soccorso, quindi decoro e sicurezza, ma con attenzione anche a queste persone che hanno molto bisogno. Io voglio specificare una cosa alla città di Pescara, cioè che stiamo operando per rafforzare ancora di più la Polizia Municipale. Dal 1° di settembre, dopo aver avuto l'autorizzazione appunto della commissione ministeriale, avremo 12 agenti in più che per i prossimi 3 mesi potranno essere di aiuto agli agenti che già fanno bene il loro lavoro. Insieme a questo avrete letto sicuramente anche della possibilità di avere la Polizia Municipale di notte fino alle 3 di notte, che è un'altra esigenza molto molto avvertita dalla città di Pescara e che nessuno prima di noi era riuscito a portare avanti. Sono due piccole grandi riforme che sicuramente cercheranno di darci una mano in termini di sicurezza.